Ricordo la prima volta che ho visto dei ragazzi muoversi come se venissero da un altro pianeta. Non riuscivo a staccargli gli occhi di dosso. Una volta mia madre mi portò a vedere una session di ballo. Si stavano formando i primi gruppi, le cosiddette crew. I migliori iniziavano a fare delle gare che poi avrebbero portato a quell'evento chiamato The Streets. È diventato il cuore di tutto quell'evento e io l'ho vissuto da protagonista. Mi piace scivolare, roteare, volare come i più bravi. Ma non è andato tutto liscio. Mia madre mi diceva non ti arrendere. Sii te stessa. La vita è troppo breve per essere qualcun altro. E aveva ragione. Avevo 16 anni quando si ammalò. Se ne andò in un paio di mesi. E da allora è cambiato tutto. Anche il The Streets. Non ti arrendere. Sii te stessa. La vita è troppo breve per essere qualcun altro. Questa domanda ne sottende un'altra. Chi sono? Sono forse un seme di geometra, un seme di dottore, un seme di missionario, un seme di mamma, un seme di babbo? Il mondo, gli altri, chi vogliono che io sia? Per i miei genitori, chi devo essere? Per mia moglie, chi devo essere? Per i miei amici, cosa vorrebbero che io sia? Come faccio a piacergli? Quali trucchi devo mettere o usare per essere accettato? Due testimonianze. La prima ce l'ha raccontata Francesca al Corso Giovanni. Ci diceva che lei avrebbe voluto fare, finiti gli studi, la giornalista di una grande rivista, per vari motivi, per prestigio, per motivi economici e così via. E mai e poi mai avrebbe pensato di fare l'insegnante, una cosa che non le piaceva. Non riuscendo a fare la giornalista, ha preso un lavoro per un po' di tempo, di copiatura, di correzione di bozze di libri. L'ha fatto per alcuni anni, poi l'azienda non è andata come doveva, ha perso questo lavoro e non avendo nessun altro lavoro è andata a fare l'insegnante a corsi di recupero per extracomunitari, corsi di alfabetizzazione. Quindi corsi molto semplici, corsi molto umili per tanti versi. Anche in posti sperduti, di notte, con la neve, in paesi un po' lontani. Ebbene, facendo questi corsi si è accorta di quanto le dava gusto, di quanto era bello. E adesso finalmente fa l'insegnante, anche se ancora non è di ruolo, perché chiaramente è lontana nelle graduatorie, essendosi iscritta tardi, e ha scoperto che quello era veramente la cosa che voleva fare nel suo più profondo del cuore, l'insegnante. Ma chissà per quale motivo era convinta che voleva fare la giornalista. Seconda testimonianza. Una ragazza, non dico il nome perché non molti forse la conoscono e voglio rimanere un po' nell'anonimato, è una testimonianza abbastanza fresca, anzi freschissima. Una ragazza bellissima. Una ragazza 18 anni, 19, bei capelli, un bel corpo, una bella intelligenza, una bella fantasia, affettuosa, non le manca nulla, perfetta, veramente stupenda, ma con un solo difetto, piccolo piccolo, all'interno di questa eccezionalità e perfezione un difetto, ha la bocca abbastanza, anzi accentuatamente storta. Per questo difetto, questa bambina, che ormai era una ragazza, è stata offesa e emarginata per anni. Ha vissuto la sua infanzia in questo modo. E per questo motivo è convinto se stessa di valere poco. Immaginate, sempre offesi, sempre emarginati. E di conseguenza questo suo valere poco l'ha portata fino all'eroina. Lei pensava di non valere niente, perché il mondo intorno a sé l'aveva convinto di questo. È bastato un po' d'amore ed è rifiorita.
è bastato un po' d'amore e ha ritrovato la libertà e ha scoperto che lei vale molto, che anche per lei c'è una missione. Come può questa ragazza essere se stessa se pensa di non valere nulla? Non riuscirà a scoprire la sua vera missione fino a quando non scopre il valore che ha, altrimenti penserà di non avere nessuna missione. Ma come faccio allora a capire chi sono io? Se è così facile essere ingannati, se è così facile prendere fischi per fiaschi, come faccio a capire chi sono io? Sono fatto per una cosa o per un'altra? Sono un seme che diventerà un albero di geometra o sono un seme che diventerà un albero di insegnante? Vi dico come ho fatto io. Ci ho messo un annetto, forse più, e chissà se ci ho preso, chissà se magari ciò che ho fatto della mia vita poi non è veramente corrispondente a ciò che Dio aveva pensato per me. Chissà se io sono il seme che Dio ha voluto, la pianta che Dio ha voluto quando mi ha seminato. Io ero totalmente concentrato nella ricerca della felicità. Io ero preoccupatissimo a ricercare la felicità. Non potevo vedere me stesso, non potevo capire chi ero, perché non ci ponevo pensiero, non mi preoccupavo di capirlo. E non mi preoccupavo di capirlo perché la mia unica preoccupazione era essere felice. Poi un giorno ho scoperto un amore infinito. Questo amore infinito mi ha dato gioia, mi ha dato pace. E io ho potuto smettere di cercare la felicità, perché questa felicità ormai abitava in me. Molto più grande di quella che cercavo. Finalmente libero dall'ansia della felicità, ho potuto finalmente accorgermi di quello per cui io ero creato. Vi racconto così, per dire un dettaglio, una delle mie più grandi esperienze mistiche. Avevo 19 anni e appena poco dopo tempo la mia conversione ero fuori del bar, seduto sulla panchina, non c'era nessuno a quell'ora, e passò una signora in bicicletta, una signora anziana. Sicuramente avete presenti, non so se ancora oggi ci sono, ma qualcuna c'è, dipende da dove abitate, che quando vanno a fare spesa ci vanno in bicicletta, quando tornano a casa a piedi con la borsa della spesa sulla bicicletta, che viene usata in questo caso per portare il peso. In quel momento io mi accorsi che esistevano gli altri. Da quella donnina e gli dissi: vuoi che ti aiuti a portare a casa la spesa? Lei mi disse di no, non ne aveva bisogno, ma quello fu per me un momento incredibile. Mi accorsi per la prima volta che esistevano gli altri. Questo fu un passaggio per riuscire a capire chi sono io. Poi ce ne furono ovviamente altri, ma intanto avevo cambiato direzione, avevo cominciato a intravedere qualche segno per mostrarmi che tipo di segno era. Spero che questo insegnamento non sia stato troppo complesso. Vi auguro un buon approfondimento. Che il Signore vi benedica.